Bentrovate cari amiche, bentrovati cari amici per un nuovo appuntamento di Rubino Immobiliare News. Quest'oggi sono con Daniele Melchiorre, manager della divisione locazioni OK, affitti brevi della Rubino Immobiliare. Benvenuto Daniele. Grazie Gennaro e benvenuto anche a te, insomma, sei nella nostra sede. certo. E un saluto ovviamente a tutti gli ascoltatori. Allora, Daniele, con te voglio affrontare un tema molto Sì. importante e anche di grande attualità in questo momento storico della nostra città, della città di Bari. Bari negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo dal punto di vista turistico abbastanza importante, che sta avendo inevitabilmente anche delle ricadute sul mercato immobiliare, perché sta cambiando il mercato immobiliare. Mi riferisco soprattutto alle zone centrali della città, al borgo antico. Che cosa sta succedendo? Beh, diciamo che il Borgo Antico ormai è stato praticamente assalito in questi ultimi anni da turisti, parliamo degli ultimi 7-8 anni. Chiaramente anche i prezzi ovviamente sono lievitati notevolmente, anche perché ovviamente attira ancora oggi molto di più, non solo il centro di Bari, ma anche il centro storico, Certo. attira ovviamente investitori. E quindi, C'è una grossa opportunità, c'è una Beh, grossa sì. opportunità che si può cogliere dal punto di vista quasi imprenditoriale, mi viene da dire. Beh, sì. Una concezione forse errata che c'è in giro è che basti avere una seconda casa per fare un'attività. È così davvero? Beh, qualche anno fa, insomma, era questo, ovviamente, la concezione, ma sta cambiando negli ultimi anni. Sono un paio di anni che ormai il mercato tende a professionalizzare anche l'attività in sostanza del property manager. È un'attività che si sta sviluppando, diciamo, negli ultimi anni, perché insomma tutti gli adempimenti che adesso ovviamente a cui ogni proprietario deve comunque far fronte per poter gestire un proprio immobile sono veramente importanti e quindi in un certo qual modo non è proprio così e quindi sta cambiando e sempre più proprietari ovviamente chiedono il nostro intervento per poter gestire i loro immobili e dare ovviamente una redditività sicuramente diversa rispetto a quella che loro potrebbero ovviamente ottenere. C'è un flusso di turisti che ormai arriva quotidianamente nella nostra città, c'è un'opportunità di business, ma per coglierla serve la professionalità, anche perché ci sono degli adempimenti da portare a termine e anche delle incombenze quotidiane. La proposta di Rubino Immobiliare comprende tutti questi aspetti. Beh, noi sì, ci stiamo proponendo sul mercato, proprio sul mercato barese ovviamente, dell'Interland, proprio perché proponiamo ovviamente i nostri servizi, che ovviamente sono completi. Quindi partiamo ovviamente dall'assistenza, che è importante, no? Quindi non solo il check-in e il check-out, puntiamo molto sul service e quindi sulla pulizia, ovviamente l'igiene all'interno degli appartamenti. Quindi stiamo lavorando moltissimo su questo, ma fondamentalmente avendo del personale che parla anche diverse lingue, tre lingue, tre, quattro lingue, siamo pronti anche ad accogliere ovviamente, diciamo, ospiti stranieri da tutto il mondo. E chiaramente l'assistenza non si ferma solo limitatamente al periodo di ospitalità, sostanza, ma va anche oltre per il nostro. Però sì, abbiamo una serie di servizi che oggi ci consentono di accogliere e soddisfare le esigenze ovviamente della nostra clientela. Qual è la maggiore criticità per un privato che voglia intraprendere questa attività e che ovviamente può risolvere il vostro servizio? Beh, la maggiore criticità è proprio l'accoglienza, innanzitutto, perché ormai Bari, essendo meta di stranieri, è chiaro che bisogna insomma, saper in un certo qual modo accoglierli nel modo giusto e ovviamente parlo della lingua perché noi non siamo abituati qui a Bari ad avere, insomma, o a parlare tante lingue. Bene, noi qui all'interno abbiamo praticamente personale che lo fa e quindi saprebbe sicuramente accogliere il personale da quel punto di vista, ma la maggiore criticità è proprio questa, l'accoglienza e quindi l'assistenza anche durante la fase del soggiorno. Noi questa ovviamente la garantiamo e sappiamo come portare avanti, insomma, questo servizio di gestione. Anche l'occhio vuole la sua parte, quanto sono importanti gli scatti fotografici e
il mezzo del web per farsi conoscere. Sono fondamentali. Oggi ormai tutto passa attraverso il web, quindi anche la visibilità del dell'immobile. Noi siamo partiti con una campagna attraverso la quale riusciamo a far vedere i nostri immobili prima che l'ospite prenoti, lo presentiamo con i property manager che si occuperanno della gestione dell'ospite di quell'immobile, e quindi cominciamo proprio dagli inizi, quindi sui vari portali, nella pubblicazione sicuramente di foto quanto più reali possibili e video quanto più reali possibili, con descrizioni ben dettagliate e trasparenti, innanzitutto, perché l'ospite deve trovare ciò che noi riusciamo effettivamente a pubblicare. Certo. Quindi per noi questo è alla base del nostro servizio. Va bene, grazie Daniele per essere stato con noi, alla prossima. Grazie a te Gennaro e un caro saluto.